Buona giornata, eccoci qui con Telecomandissimo su calciocaffè.it. Ma chi c'è collegato con noi? C'è Vittorio Sgarbi, animale, come non mi conosci? Un caro saluto a voi capre tibetane che mi state seguendo. Sono venuto a portare un po' di cultura in questo spettacolo, in questo programma di merda, e quindi è giusto portare qualcosa. Come ti chiami? Come ti chiami? Simo Chiarion. Simo Chiarion, ma che nome è? Che nome è? Non è un nome d'arte. È meglio che invitiamo una capra come Carlo Frisi. Grande Carlo, bentornato, ciao, ti abbraccio. Ciao. Un caro saluto a tutti. Aspetta che metto online, siamo online anche con la parrucca di Sgarbi. Eccoci qua. Carlo, allora, tu hai fatto mille cose, dal bagaglino, quando facevi i fini, tanti altri, e le trasmissioni in Combaudo con la Carrà, però mi sei entrato nel cuore perché hai vinto Stasera mi butto quando ero un ragazzino e tutti lo guardavamo Stasera mi butto. Da lì sei entrato nel cuore di tutti, no? Hai vinto una cosa spettacolare 31 anni fa. Esatto. È volato, questo tempo è volato. Quello è stato un programma fantastico. Ti svelo un retroscena. Era uno spettacolo nato, diciamo, per coprire l'estate. Ovviamente c'era tutto uno staff importante, dagli autori, il produttore. Sabani, il conduttore, ma era una sorta di apripista di vedere un po' cosa poteva funzionare d'estate. E lo spettacolo andò così bene che quando facevamo poco d'estate, quindi con la gente in giro, con il caldo, la gente che non sta, che facevamo 8 milioni di ascoltatori. Quindi poi dopo quel programma si sono aperte tante strade per l'estate, quello è stato fatto per altri 3 anni, poi altri programmi, quindi è stata un'apripista non solo per la mia categoria, ma anche per gli spettacoli estivi da proporre. Vediamo, era un po' una sorta, vediamo se funziona un po' lo spettacolo d'estate. E noi abbiamo fatto da apripista, è stato uno spettacolo molto seguito dove, sai, poi era il 1990, ospitavamo i mondiali di calcio, e l'economia andava a 3.000, la gente era felice e quindi è stato tutto un insieme di cose, il programma è stato bello. Scusa, visto che nel 1990 ospitavamo i mondiali di calcio, noi siamo su calciocaffè.it anche se facciamo telecomandissimo adesso, però adesso, quest'anno abbiamo vinto gli europei, me la togli la chicca di collegarmi col paradiso con Aldo Biscardi e sapere cosa ne pensa? Ah, con molto piacere, grazie, è stato veramente bello questa vittoria straordinaria, gentile telespettatura, veramente bella, ma nel paradiso c'è sta pure Enzo Biazzot che ha giudicato questo campionato veramente bello, Berzo. Certamente è una squadra di molto curriculum e quindi è andato molto bene. Sono felice per Mancini, per tutti. È stato molto bello. Un caro saluto a tutti. Che soddisfazione, che Ah, soddisfazione. grazie, grazie che me l'hai fatto ricordare. Tra l'altro, Simo, Aldo Biscardi è stato un personaggio che mi ha aiutato molto. Pensa che lui nel 1992 mi fece fare la sigla del processo del lunedì. Il processo del lunedì, i comici sono stati pochi quelli che hanno fatto il processo del lunedì, quindi Lino Banfi, Gigi Proietti, Pippo Franco, io e Battaglia Biseferi. Quindi eravamo cinque comici. Quindi per me è stato un onore. Lui mi telefonò, Simo, mi disse: allora, mi raccomando, deve fare la sigla del processo, ti faccio fare il processo, via in giro come te pare. È stato veramente incredibile.
Quindi Aldo è sempre nel mio cuore ed Enzo Berzot è nel mio cuore, perché la sua imitazione è stata quella che forse mi ha fatto vincere insieme a Vianello e altri la prima edizione di Stasera mi butto. E se non sbaglio c'era, avevi fatto anche Vicini? Ho fatto Vicini, sì, che era il commissario tecnico del 90. Senti, ma era buonasera, il... buonasera da Raimondo Vianello, buonasera. Ma cosa fate? Andate a casa, andate a Citi, Citi. È stato veramente un bel... ti ringrazio Simo che mi fai ricordare questi momenti bellissimi. Io ringrazio te, ma tu non sai la gioia che mi stai dando, perché mi pare di tornare indietro di 30 anni, quando accedevo alla televisione a casa dei miei nonni, avevamo la televisione e mia nonna mi fa: cosa fai ancora sveglio? Sto guardando Stasera mi butto, fammi vedere. Lo giuro, era così. Grazie. Facevo il tifo per te, poi c'era Salvadori che faceva l'imitazione dei cani, dei personaggi famosi. Sì, sì. C'erano Battaglia e Miseferi che facevano uno Biscardi e quell'altro Mosca, che mi facevano ridere. Sì, anche. Sì, che Mosca era faceva le famose bombe di Mosca, sì, sì. No? Poi, tant'è che ti racconto, adesso possiamo ridere, ma al momento Biscardi, proprio quello vero, un giorno dopo dei bombardamenti che ci sono stati in Russia, proprio attorno a Mosca, non si accorse della grande gaffe, disse: adesso fra poco ci saranno le bombe di Mosca. Ma ovviamente lui, poveretto, intendeva quelle di Maurizio, no? Non quelle là. E ci fu una polemica, perché la gente credeva, siccome lo diceva in pompa magna, come per dire, adesso ci saranno le bombe. E quindi le bombe di Mosca è stato uno dei momenti più conosciuti del suo programma, della televisione di Aldo Biscardi, del Processo del Lunedì. Ho tre domande per te prima di... Intanto ti ringrazio perché ti sei ritagliato questi 10 minuti in agosto per me, e ti ringrazio, è stato squisito. Poi, piacere. La prima, se stai facendo qualche spettacolo, hai in programma di fare qualcosa, falsi d'autore, qualcos'altro o cose del genere. La seconda, se mi fai un ricordo, di Gigi Sabani, e la terza di Raffaella Carrà. Con piacere. Allora, io sto portando in giro per l'Italia il mio spettacolo Falsi d'autore. Ovviamente, se vengo dalle vostre parti ve lo faccio sapere, però sono stati momenti un po' difficili con la pandemia, lo spettacolo è stato molto colpito, però bisogna ripartire. E quest'anno sto facendo un bel lavoro, grazie a Dio, e sono molto contento. Quindi vi invito a venirvi a vedere quando sono dalle vostre parti, se vedete il mio spettacolo, che, come hai detto, si chiama Falsi d'autore, una carrellata di tanti personaggi dello spettacolo, della musica, della politica. E Gigi Sabani è stato quello che ha portato il grande cambiamento dell'imitazione da Noschese a una nuova era, no? E lui mi ha sempre tenuto vicino come un fratello minore, con affetto e con simpatia, e mi ha aiutato molto anche nei consigli delle cose da proporre. E lui mi stimava molto, e ovviamente viceversa. Poi, dopo questo programma di Stasera mi butto, che abbiamo parlato, del quale abbiamo parlato prima, la Carrà, praticamente la trasmissione della Carrà era il premio dopo quel programma. Quindi la Carrà è stata veramente straordinaria, perché pensa, grazie alla Carrà, alla sua... così, il suo grande mestiere, la grande stima che aveva nel pubblico, il suo enorme carisma, mi ha fatto lavorare per 2 anni senza un venerdì, sabato e domenica libero, e abbiamo fatto tante cose anche insieme, quindi programmi
Comincio da Due, che è andato, poi mi ha avuto ospite al Fantastico 12 che fece con Johnny Dorelli. E è stata, poi c'era, era nata la Soca Dance in quell'anno, che ebbe un grande successo, la ballavano in tutta Europa. Quindi Savani e la Carrà sono personaggi per me che sono stati fondamentali per la mia carriera. Ma voglio ricordare anche un personaggio che è fondamentale per la mia carriera, è stato e spero lo sarà ancora, che è Pierfrancesco Pingitore. Pingitore, che sì. Ancora scrive, e con il quale ho fatto poi 25 anni di Bagaglino. E stasera mi butto, che dove era il regista e autore, e altri programmi, sì sì, è proprio lui, fuori, intendo fuori dal Bagaglino. Carlo, scusami, non a caso stasera mi butto c'eravate tu, Manlio Dovì, Battaglia Miseferi, tanti che poi sono finiti nel Bagaglino. Sì, io andai qualche anno dopo, alla fine del 93, perché si candidò a sindaco di Roma Gianfranco Fini, che era una novità per quel periodo, no? Ed era candidato a Roma con antagonista Rutelli. E Pingitore mi chiamò per appunto fare la sua imitazione. Poi dopo un mese ci fu l'approdo nella Casa della Libertà insieme a Berlusconi, quindi ebbe un successo straordinario e io ero molto seguito appunto come personaggio. E quindi è stato un momento veramente bello, veramente importante, che poi è proseguito per tanti anni. E quindi sono felice della mia carriera, perché l'anno prossimo compierò 40 anni di carriera, festeggerò i 40 anni della mia carriera. Sto abbracciando. Grazie, grazie anch'io. Guarda Carlo, io ti ringrazio e vi ricordo di seguire il sito di calciocaffè.it, il sito di Carlo Frisi, i social di Calcio Caffè e i social di Carlo Frisi, YouTube. Potete iscrivervi su YouTube, oltre che i miei canali social, YouTube, canale Carlo Frisi Cabaret, mi farebbe molto piacere. Vi ringrazio per questa grande ospitalità. Ci dai la benedizione da parte del Papa e chiudiamo con... Allora, carissimi fratelli e sorelle che ti state seguendo, mi raccomando, state bene, state in serenità, perché la serenità è la cosa più importante. E vi dico solo una cosa, che non dovete pensare che la Chiesa è ricca solo perché ha una banca. Non è tutto ior quello che luccica, mi raccomando. E poi vi ricordo che San Pietro non aveva il conto in banca, forse perché non aveva l'intesa con San Paolo. Chi può dirlo? Grazie, buon Ferragosto, grazie Carlo. Grazie a tutti voi e le vostre famiglie. Un caro saluto da Carlo Frisi, a presto. Ciao Simo. Ciao.